In questa edizione dell'Ed News, i carabinieri di Catania hanno sequestrato a Librino un arsenale abilmente nascosto all'interno di un vano ascensore in disuso. Salta il voto sulle mozioni di censura nei confronti di assessori Cilabra e Vancheri. Le opposizioni intanto preparano la sfiducia a crocetta, anche Grillo il 26 ottobre in Sicilia per lo Sfiducia Day. Domani, ultimo giorno utile per pagare la TASI. Cosa succede a Catania? Ancora caos sugli asili nido. I genitori, attraverso una loro rappresentante, chiedono chiarezza all'amministrazione. Protocollo d'intesa tra il Consorzio Sol Calatino, il Comune di Mineo e la Banca Unicredit per favorire lo start-up di imprese. Favole, mille favole, magiche. Andiamo a cominciare. Principesse, fate draghi, cavalieri, mostri e maghi. Salta sul trenino della fantasia. Chiudi gli occhi insieme a noi, vola via. Mille fiabe per sognare. Mondo ragazzi, abbigliamento e accessori da 0 a 3 anni. Ti regala 100 euro in buoni acquisto. Promozione riservata a tutti i bambini nati nel 2013 e 2014. Mondo ragazzi, nati con la camicia. A Catania, in via Pola 19. Progettazione europea, consulenza direzionale fiscale, finanza agevolata, consulenza del lavoro. Geo Consulting, la finanza agevolata in Sicilia. Via Vittorio Emanuele da Bormida 45, Catania. Telefono 095 74 63 250. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Prosegue l'opera di disarmo delle cosche, infatti ad esattamente un mese di distanza dal maxi sequestro di 50 armi da fuoco, sempre nel quartiere Librino, i carabinieri di Catania all'alba di questa mattina hanno eseguito un ulteriore servizio di ricerca di armi e droga nel popolare quartiere. Con l'ausilio delle unità cinofile hanno rinvenuto occultati in un doppio fondo all'interno di un vano ascensore in disuso circa 5 kg di eroina, dei quali 4 ancora interi e uno già suddiviso in almeno 1000 dosi, 20 dosi di cocaina per un totale di 4 grammi, 4 dosi di marijuana per un totale di 4 grammi, un bilancino di precisione del materiale utilizzato per il confezionamento della droga, 7 fucili da caccia calibro 12 con matricole a brase, 6 pistole di vario calibro, tra le quali 4 revolver e 2 semiautomatiche, 250 munizioni di vario calibro. Sono in corso degli approfondimenti investigativi orientati ad individuare a quale gruppo criminale appartenessero la droga e le armi, atteso che proprio il civico 16 è considerato un punto strategico per lo spaccio di stupefacenti, come testimoniato dalle ultime operazioni di polizia coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia, che hanno individuato in quel caseggiato bunker una piazza consacrata allo smercio di eroina, cocaina e marijuana, che peraltro negli anni ha fatto registrare alcuni decessi per overdose. Si ritiene che la droga, considerato il prezzo al dettaglio ed il conseguente taglio, qualora immersa sul mercato, avrebbe potuto far entrare nelle casse dei criminali oltre 300.000 euro. Il materiale sequestrato sarà inviato al reparto investigazioni scientifiche di Messina per ulteriori accertamenti chimici sullo stupefacente e tecnico-balistici sulle armi per accertarne l'eventuale utilizzo in eventi delittuosi. Previste inizialmente per domani e dopodomani i voti sulla mozione di censura agli assessori Nelly Cilabra e Linda Vancheri, essi sono stati spostati alla prossima settimana. Questo perché la conferenza dei capigruppo all'Arsa ha deciso di rinviare tutto a causa di un problema tecnico sullo giuramento del neodeputato Giuseppe Gennuso. E su quanto accaduto interviene anche il presidente della Commissione Affari Costituzionali Antonello Cracolisci, che dice: è una pagina oscura dell'Assemblea regionale siciliana. Si è usato un cavillo peraltro assolutamente discutibile sul piano
tecnico, spiega Cracolici, per adottare la più antica delle decisioni che viene adottata dal sistema politico quando è in difficoltà, ma devo dire che in virtù dell'attesa e del clamore mediatico sulla vicenda non si doveva fare il rinvio, conclude Cracolici. E se dunque queste mozioni di censura verranno discusse la prossima settimana, intanto i partiti di opposizione stanno lavorando alla mozione di sfiducia nei confronti del presidente Rosario Crocetta. La manifestazione di piazza organizzata dal movimento di Beppe Grillo serve a raccogliere le firme e andrà simbolicamente a corredo della mozione di sfiducia che i grillini depositeranno all'Arso contro il governatore Rosario Crocetta. Assieme a loro, informa una nota, i parlamentari Di Maio, Di Battista, Morra e Taverna, oltre ai deputati nazionali, siciliani e dell'Arso. Saranno 18 testimoni viventi della crisi che in Sicilia non accenna a diminuire ad alternarsi sabato prossimo a partire dalle 10 sul palco che la CISL allestirà davanti a Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione a Palermo. Nel capoluogo dell'isola, Piazza Indipendenza, confluiranno da tutta la Sicilia migliaia di persone per la manifestazione al tema Svegliatevi, come recita l'hashtag rivolto alla CISL, al governo e politica regionali. Perché in Sicilia la vera priorità è il lavoro che manca, scrive la CISL. La Regione affonda in una crisi che è insieme economica, sociale e amministrativa, con un tasso di disoccupazione che tra i giovani di 15-24 anni supera persino il 60%. Ma politica e governo sono sordi alla sofferenza sociale, denuncia il sindacato. Presidente Crocetta sveglia, dice la CISL, guidata da Maurizio Bernava, il suo governo è senza idee, priorità e strategie di fronte alla crisi. Per la CISL sabato sarà dunque il Jobs Day, il giorno nel quale in 100 piazze in Italia, tra cui appunto Palermo per la Sicilia, il mondo del lavoro farà sentire la propria voce per l'occupazione che non c'è, per politiche straordinarie che attraggono concretamente investimenti e ne aiutano alla realizzazione, per strategie di risanamento e riduzione degli sprechi, ma anche per un taglio sciocco delle tasse generali e locali, perché siano cancellate tutte le forme di precarietà, soprattutto giovanile, e in Sicilia anche contro una classe politica e dirigente che fin qui ha interpretato il proprio ruolo in larga parte come intermediazione per la gestione di affari e non come servizio alla comunità per il bene comune. C'è tempo fino a domani per pagare l'acconto della Tasi, un acconto che sta creando non poche difficoltà nei cittadini catanesi. Si parlava in un primo momento che anche gli inquilini dovevano pagare, Catania viene esclusa, lo stesso però regna la confusione. Cerchiamo allora di dissipare i dubbi che hanno i contribuenti. È chiaro, è semplice a Catania la delibera, non c'è dubbio su questo qua, l'aliquota massima purtroppo, però l'inquilino non paga. C'è tempo fino a domani, ma è possibile pagare anche con qualche giorno di ritardo con una lievissima maggiorazione, quindi è consigliabile agli utenti, soprattutto quelli di una certa età, evitare di ingolfare gli uffici che fino adesso sono stracolmi, quindi questo è assolutamente possibile farlo. La confusione regna perché tantissime persone hanno fatto confusione tra Tari e Tasi, soprattutto le persone di una certa età, soprattutto persone che aspettano che sia il comune a inviare a casa i bollettini, e non è così, non è vero, quindi diciamo alle persone di recarsi agli sportelli dei CAF o comunque dove desiderano loro recarsi e per la compilazione di questo modello, ricordando che c'è sempre la possibilità di pagare anche in ritardo con delle piccolissime maggiorazioni, non è il caso proprio di preoccuparsi più di tanto. Per il resto non c'è dubbio che è un'imposta che è abbastanza salata. La Tasi si paga sulla prima casa, ribadiamo anche questo. Sulla prima casa a Catania, sicuramente, sulla prima casa soltanto a Catania, ma in comuni, altri comuni possono anche deliberare la Tasi per altre tipologie di immobili, è data facoltà, dipende dalle aliquote che hanno stabilite per l'IMU, insomma c'è un calcolo particolarmente complesso. Per Catania è solo abitazione principale e pertinenze ed è esclusa, sono escluse le A4 e le A5. Si lamentano i cittadini che Catania è una delle città più care per quanto riguarda la Tasi? Sì, in effetti è così, è il massimo. Abbiamo il 2,5 più la possibilità che i comuni avevano di aumentarle dello 0,8, quindi è il 3,3, quindi è il massimo, in effetti è vero. Alleggiano ancora tanti dubbi sulla situazione degli asili nido a Catania, 14 sulla carta, quelli che dovrebbero operare in realtà sono 11, 3 risultano chiusi, ma il comune parla sempre di 14 asili nido e chiede fondi al Ministero per 14 asili nido. Anche sul numero degli iscritti c'è qualche discrepanza fra quanto dichiarato dal comune e quanto voi genitori, rappresentanti e genitori sapete perché vivete la realtà di questi asilo. Chiedete voi chiarimenti al comune, ma chiarimenti per adesso non ce n'è.
No, chiarimenti non ce n'è, abbiamo avuto il progetto online, abbiamo guardato il progetto online e ci sono molte cose da chiarire. Notiamo che ci sono scritti 14 asili, notiamo che c'è scritto che dovrebbe essere per un ampliamento di orario dove dovevano essere inserite 10 persone nel pomeriggio esternalizzate. Notiamo che i bambini risultanti sono 359, dichiara il comune, con 14 asili nido aperti, mentre facendo i calcoli, chiedendo giustamente alle altre mamme degli altri asili, informandoci attentamente, se arriviamo a 350 bambini, diciamo è una gran cifra. Non arriviamo a quello che fino ad oggi abbiamo sentito. La cosa strana è che, torno a ripetere, io nel progetto mi ritrovo ancora 14 asili aperti, fondamentalmente sono 11, di cui abbiamo saputo che via Acquicella è stata smantellata di giochi e di altri servizi, quindi si presuppone che non verrà più riaperto. La domanda è poi è molto semplice: perché restano chiusi i 3 asili quando nelle carte risultano anche con bambini frequentanti? In più ci sono documentate che nel 2014 a settembre sono state acquistate del materiale di gioco, del materiale per gli edifici, per i bambini, saranno banchetti, qualcosa così, messi già in atto, però agli asili non sono arrivati. È vero che hanno messo i nominativi di 2 asili nidi per essere esternalizzato, è anche vero che c'è scritto però che vanno per 60 bambini in questi 2 asili. Ora ci chiediamo, e 60 bambini frequentanti non ci sono, cosa succede? Chiuderanno? Non si avvieranno? E in più, vedendo il progetto, vediamo anche che questa esternalizzazione, tutto questo progetto è fino al 2015. Il 2016 cosa succede? In più c'è anche un discorso che non viene mai detto, che purtroppo le ausiliari sono precisamente 29 ausiliari, con l'esternalizzazione di questi asili saranno giustamente licenziate in tronco, mentre 64 educatrici saranno a carico dei cittadini contribuenti, perché verranno spostati giustamente negli uffici comunali. Ma non, cioè, mi sembra un progetto un po' così, buttato lì, anche perché noto degli errori che non penso che il Ministero faccia passare. È noto che, a differenza di quello che ha detto l'assessore Troiano, che il Ministero ha dato delle direttive, che il Ministero ha approvato telefonicamente, leggendo tutte le carte, uscendo e parlando anche col Ministero, perché ho fatto la stessa prova, ho chiamato al Ministero, è noto che tutto deve essere inviato tramite PEC, è noto che le circolari, come l'ultima circolare del 24 settembre 2014 del Prefetto, dove dà un slittamento della rendicontazione fino al 2015-2016, sia per l'infanzia e sia per gli anziani, è stato mandato tramite PEC. Infatti ieri mi è stato detto perché non le è arrivata la nostra email. Poi si fanno anche delle spese, si calcolano delle spese nel secondo semestre 2014 come ausiliari con, torno a ripetere, 3 asili chiusi che dovrebbero essere oggi aperti invece, con lo stesso importo del primo semestre. Come si fa, se questo, in teoria, progetto è stato inviato dopo maggio, e già a giugno si sapevano che questi 3 asili, anzi dovevano essere 4, dovevano essere chiusi, come si fa ad avere la stessa spesa? Favorire l'accesso al credito ai beneficiari del bando indetto dallo stesso ente locale per l'assegnazione di spazi su aree pubbliche per l'installazione di chioschi a carattere di esercizio pubblico. Con questa iniziativa il partenariato pubblico-privato continua a rappresentare un valore aggiunto nel lavoro di accelerazione dell'economia del territorio. Questo è lo scopo del protocollo d'intesa che è stato siglato tra la Banca Unicredit, il Consorzio Solca Latino e il Comune di Mineo. Tanti rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alla firma di questo importante protocollo d'intesa, che vede proprio il Consorzio Sol Calatino come ente capofila del patto territoriale per l'economia sociale del Calatino, il Comune di Mineo appunto e la Banca Unicredit, ed è finalizzato a favorire appunto tutti coloro che decidono di investire nel territorio del Calatino. È un'iniziativa importante perché è il risultato di un'azione di concertazione all'interno del patto territoriale dell'economia sociale.
abbiamo concertato con gli enti locali, in maniera particolare con il Comune di Mineo, un programma di sviluppo locale finalizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'attrazione di nuovi investimenti, la creazione di nuovi posti di lavoro. E oggi, grazie all'iniziativa del Comune di Mineo e alla sensibilità del sindaco, l'avvocato Anna Luisi, registriamo i primi risultati importanti. 5 nuove imprese si vanno ad insediare, usufruiscono dei servizi, delle infrastrutture dell'ente locale e riusciamo a garantire a queste nuove imprese anche un sostegno finanziario. Mi pare importante perché l'esperienza di Mineo, assolutamente in controtendenza con la crisi del momento, fa registrare direi un piccolo miracolo ed è un modello, diciamo, esemplare che può essere replicato anche in altre realtà del territorio. Noi cerchiamo di favorire i giovani ad aprire un'attività, ad iniziare a fare impresa, ma lo facciamo in maniera seria e determinata. In che modo? Innanzitutto con la possibilità di aprire dei nuovi chioschi, con una somma relativa alla concessione del suolo pubblico pari ad 1 euro a metro quadrato l'anno, quindi quasi nulla, con la possibilità anche di vedersi di certo decurtate almeno il 50% delle tasse. La stessa cosa vale anche per i lotti al bivio, dove daremo la possibilità di acquistare un lotto ed poterlo utilizzare non pagando l'IMU, pagando il 50% delle altre tasse, quale può essere la TARI, quale può essere la tassa sull'acqua, ed la possibilità poi dopo 3 anni, quindi dopo che già l'impresa si è avviata, di pagare a rate. La stessa cosa con l'incubatore di imprese. Unicredit è una banca grande, grandissima direi, a 145.000 persone che lavorano per lei in tutta Europa. È una banca che però prova a non dimenticarsi di essere tante banche e di essere banche del territorio. Noi qua in Sicilia siamo il Banco di Sicilia, che era ed è la principale banca del territorio, e quindi cerchiamo sempre accordi, collaborazioni con le comunità locali, sia a livello politico che a livello associativo, perché crediamo che in questo modo possiamo garantire vicinanza al territorio ed essere pronti a rispondere a quello che ci chiede. In questo caso particolare proprio scrivere una convenzione che ci consenta poi di intervenire finanziariamente insieme al Comune per favorire lo sviluppo del territorio è una cosa fondamentale, credo. In particolar modo è stato l'assessore alle attività produttive del Comune di Mineo, Anna Blanciforte, a presentare il bando comunale che ha portato all'assegnazione di aree pubbliche per l'installazione di 5 chioschi. Mentre l'assessore alle politiche giovanili, Luana Mandrà, ha esposto tutte le iniziative del Piano Giovani e Garanzia Giovani della Regione Siciliana. Ho ritenuto necessario far sentire la nostra voce alla Regione a seguito dell'impasse istituzionale che si è venuto a creare, che ha bloccato l'avvio del programma di Piano Giovani e Garanzia Giovani. Questi due piani sono stati bloccati dalla Regione Siciliana, e allora il nostro impegno, il mio come assessore alle politiche giovanili di Mineo, insieme agli altri assessori alle politiche giovanili dei comuni aderenti al patto territoriale, è voluto essere un'iniziativa attraverso un documento di indirizzo ai dirigenti regionali, agli assessorati regionali, affinché ci si impegni a risolvere il problema del blocco di questi due piani.